Ciao, benvenuti sulle video guide di lofaionline.it. Tutte le video guide sono disponibili anche in formato scritto, da leggere. All'inizio di ogni video puoi cliccare in alto a destra sulla scritta "Leggi questa guida" per visitare la pagina e leggere il procedimento. Se la guida va troppo veloce o troppo lenta puoi velocizzare o rallentare il video. Se non sai come fare, puoi seguire la nostra guida dedicata di cui trovi il link in sovraimpressione o nella descrizione. Infine, per comodità ti consigliamo di tenere questa video guida aperta su un dispositivo, mentre svolgi l'operazione su un altro. Dal 25 luglio, è possibile richiedere il bonus psicologo 2022 direttamente con lo SPID sul sito INPS. Per poter inoltrare la domanda ci sono solo due requisiti: avere un ISEE non superiore a 50.000 euro, e avere la residenza in Italia. Per richiederlo dobbiamo andare sulla pagina INPS dedicata, e per raggiungerla direttamente puoi cliccare il link in sovraimpressione o nella descrizione. Arrivati alla pagina del sito INPS, clicchiamo su "Accedi al servizio", come vediamo nell'immagine. Ci si aprirà una finestrella che ci chiede a che servizio vogliamo accedere. Clicchiamo quindi su "Servizio desktop, contributo o sessioni di psicoterapia" indicato dalla freccia. Ora, come anticipato, dobbiamo effettuare l'accesso con lo SPID. Clicchiamo quindi su "Entra con SPID". Se non sai come accedere con SPID, trovi il link a una guida apposita nella descrizione. Completata la procedura di autenticazione con lo SPID, se è un po' che non entriamo nell'area, ma INPS potrebbe chiederci di confermare i nostri dati in possesso dell'INPS. Verifichiamo quindi i dati inseriti e procediamo verso il basso. Arrivati al fondo della pagina, clicchiamo su "Prosegui per il servizio richiesto", come indicato dalla freccia. Ed eccoci nella pagina per inoltrare la richiesta del bonus. Scorriamo in giù per vedere la descrizione del servizio e iniziare a inoltrare la domanda. Arrivati al fondo della pagina, clicchiamo su "Compila la domanda", come indicato. Nel primo passaggio ci chiede se stiamo presentando la domanda per noi o per conto di un'altra persona. Noi scegliamo "Voglio richiedere il contributo sessioni di psicoterapia per me stesso" e poi clicchiamo su "Continua". Nel passaggio successivo dobbiamo verificare ed eventualmente aggiornare i dati anagrafici presenti. Se dobbiamo modificare qualcosa, dobbiamo cliccare su "Modifica i dati" indicato dalla freccia a destra. Altrimenti continuiamo verso il fondo della pagina per proseguire. Arrivati al fondo della pagina, clicchiamo su "Continua", come indicato. Nel prossimo passaggio ci chiede se per la domanda vogliamo usare i dati che abbiamo appena verificato o se vogliamo usare altri recapiti. Noi selezioniamo "Voglio utilizzare i recapiti ufficiali presenti nel MyIMS" e poi clicchiamo su "Continua". Dopo aver cliccato "Continua", nella nuova pagina l'INPS avrà già verificato il nostro ISEE e vedremo se è possibile o meno procedere con la domanda. Noi ad esempio vediamo indicata dalla freccia orizzontale la scritta in verde "È possibile procedere con la presentazione della domanda". Quindi, se questo è l'esito anche per voi, continuiamo verso il fondo della pagina per proseguire. Poco sotto leggiamo una sezione importante che ci dice che se la domanda verrà accolta riceveremo un codice univoco da comunicare allo psicologo scelto, che deve essere un privato, iscritto all'ordine degli psicologi e aderente all'iniziativa Bonus Psicologo 2022. Proseguiamo nella procedura cliccando su "Continua", come indicato. Nella nuova pagina dobbiamo selezionare il quadratino indicato dalla freccia per dichiarare che le informazioni inoltrate corrispondono al vero e ce ne prendiamo la responsabilità legale. Poi proseguiamo verso il basso. Poco sotto troviamo l'informativa sulla privacy e dobbiamo aprirla e scorrerla fino al fondo per poter continuare. Una volta dimostrato di aver letto l'informativa, selezioniamo il quadratino indicato dalla freccia a sinistra. Infine proseguiamo cliccando su "Continua", indicato dalla freccia a destra.
Nel passaggio successivo vediamo un riepilogo della domanda che stiamo presentando. Verifichiamo i dati e proseguiamo verso il fondo della pagina. Scorrendo in giù nella pagina, vedremo il riassunto del nostro valore ISEE, la regione di riferimento, e l'importo a cui avremmo diritto. Poco sotto dobbiamo selezionare i due quadratini indicati dalle frecce a sinistra, e concludiamo cliccando su Presenta domanda, indicato dalla freccia a destra. Ci comparirà un avviso che ci comunica che, inoltrando la domanda, verranno registrati il valore ISEE e la residenza al fine di comporre la graduatoria. Clicchiamo su Ho capito. Torneremo quindi alla schermata precedente. Se per caso non vogliamo più presentare la domanda, vogliamo aspettare, o dobbiamo modificarla in un secondo momento, è l'ultima occasione per farlo, cliccando in basso a sinistra su Annulla compilazione. Se invece vogliamo completare la procedura, clicchiamo di nuovo su Presenta la domanda. Ed ecco presentata la nostra domanda per il bonus psicologo 2022. Nella nuova pagina, come vediamo, troviamo il numero di protocollo assegnato alla nostra pratica, indicato dalla freccia più in alto. Possiamo scaricare la ricevuta di presentazione della domanda cliccando su Scarica PDF, indicato dalla freccia a sinistra, e consigliamo di farlo. Ecco un esempio della ricevuta di presentazione della domanda. Potrebbe aprircela direttamente, oppure salvarla nella cartella scaricati o download del nostro dispositivo. Per sapere l'esito della domanda, dovremo venire di nuovo su questa pagina del sito INPS e cliccare dal menu che vediamo a sinistra la voce Le mie richieste, indicata dalla freccia. Nella pagina Le mie richieste, troviamo un elenco con le domande inviate. Nel nostro caso lo stato della domanda è presentata. Qui quando e se verrà accettata, vedremo scritto appunto, accettata, e potremo ricavare il nostro codice univoco. Cliccando su Visualizza possiamo vedere la domanda inoltrata. Una volta in possesso del codice univoco, dovremo procedere a contattare uno psicologo o una psicologa aderenti all'iniziativa, di cui, per ora, non esiste un elenco pubblico. Appena sarà disponibile un elenco con i professionisti aderenti all'iniziativa, metteremo il link nella descrizione, quindi se non trovate lo psicologo, tornate a controllare se l'abbiamo aggiornata. Dicci com'è andata nei commenti. Se hai avuto dei problemi, risponderemo il prima possibile. Se la guida ti è stata utile, per favore, metti mi piace al video e iscriviti al canale. Grazie, e ricorda, come fai? Lo fai online.